Le terre di Stupinigi divennero proprietà di Emanuele Filiberto, detto Testa di Ferro, nel 1564. All'interno del loro perimetro esistevano solo i resti di un castello diroccato. Più tardi il territorio fu donato all'Ordine di San Maurizio, di cui i Savoia erano gran maestri. Nelle aree boschive del parco, i Savoia si concessero per molti decenni memorabili partite di caccia, ma bisogna attendere un paio di secoli perché Vittorio Amedeo II decida di costruirvi una vera e propria palazzina dedicata all'attività venatoria, un immenso palazzo, oltre che una delle più belle realizzazioni dello spirito inventivo di Filippo Juvarra. I lavori di realizzazione dell'impianto centrale cominciarono nel 1729 e l'edificio venne inaugurato ufficialmente nel 1731. Altre aggiunte e abbellimenti furono apportati da Carlo Emanuele III, il quale volle anche creare viali che da Stupinigi si portano verso le località di Vinovo, Candiolo, Moncalieri e il lungo viale fino a Torino. La palazzina si snoda in due lunghissimi bracci che racchiudono prima un grande cortile esagonale, poi uno successivo ottagonale per allungarsi infine verso i prati con due ali minori. L'edificio occupa una superficie di 31.050 metri quadrati e al suo interno ospita 137 camere e 17 gallerie. I fabbricati adiacenti, un tempo sede delle attività collegate alla palazzina, si estendono per altri 14.289 metri quadrati. Intorno al maestoso Parco Verde con un'estensione di quasi 156.000 metri quadrati. Il salone centrale del palazzo è indubbiamente l'area che qualifica il palazzo per la sua magnificenza. Di pianto ovale è alto 3 piani ed è abbellito da una cupola coperta in rame e da maestose vetrate. Il trionfo di Diana, patrona della caccia, ne domina la volta, a fresco del 1733 di due pittori fratelli, Giuseppe e Domenico Valeriani. All'esterno, sulla vetta della struttura, campeggiava l'imponente scultura di un cervo, opera di Francesco Ladatte, oggi custodita al riparo dagli agenti atmosferici e dunque sostituita con una copia. La palazzina fu dimora prediletta dei Savoia per feste e matrimoni. Si ricordano in particolare gli sponsali tra Maria Teresa, principessa di Savoia, e Filippo, conte d'Artois, principe reale di Francia, futuro Carlo X. Sempre qui fu celebrato nel 1867 il matrimonio di Amedeo di Savoia, duca d'Aosta, con Maria Vittoria dal Pozzo della Cisterna. La palazzina di Stupinigi nel 1919 venne adibita a Museo dell'Arredamento, conservando al suo interno mobili, dipinti ed oggetti di altissima qualità provenienti sia dagli arredi originari della palazzina stessa, sia da altre residenze reali. Oggi la palazzina, proclamata Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO, di proprietà della Fondazione Ordine Mauriziano, dopo varie vicissitudini, è al centro di un'importante operazione di restauro.